Giorgia Meloni è andata in prefettura per una riunione con i vertici delle forze dell'ordine, l'ascoltiamo. I risultati, oltre 40.000 persone sono state controllate a partire dallo scorso 16 gennaio in queste tre stazioni delle principali città metropolitane italiane, con anche identificazione di reati, di responsabili, espulsione di 115 stranieri irregolari e responsabili illegalità, di fatti di illegalità, e crediamo che sia un modo molto concreto di tornare a far vivere ovviamente un luogo centrale come la stazione in città importanti come Milano, come Roma, come Napoli, importanti ovviamente per le tante persone che usufruiscono dei servizi e per i tanti turisti che arrivano, di tornare a far vivere pienamente questi luoghi, di dare il segnale di una presenza continuativa dello Stato. Non sono iniziative spot, è un lavoro che intendiamo portare avanti, abbiamo parlato anche con il sindaco di Milano, ragioniamo insieme di come dare una continuità anche nella presenza di strutture che possano far vivere meglio i luoghi attorno alle aree della stazione, qui a Milano, ma vale la stessa cosa per le altre città, e quindi comincia un lavoro quotidiano e molto serio di recupero della presenza delle istituzioni nei luoghi di maggiore partecipazione, di maggiore densità, che possa tornare a far percepire il valore della sicurezza come precondizione di libertà. È una promessa che abbiamo fatto e con serietà, abbastanza in silenzio, ma insomma con dedizione ci stiamo dedicando molto a questo lavoro. È stato opportuno o hanno sbagliato i deputati Donzelli e Del Mastro a usare informazioni sensibili nel dibattito politico in aula? Ma guardi, mi pare che le informazioni sensibili che sono state utilizzate nel dibattito politico in aula fossero già sui quotidiani e che non fossero coperte da segreto, quindi ho già risposto a questa domanda per come la vedo io, poi non mi permetto di giudicare il dibattito. Lei pensa che ci sia bisogno di dimissioni? No, ho già risposto su questo, non penso che ci sia bisogno di dimissioni, la procura ha fatto il suo lavoro, il ministero fa il suo lavoro e quindi vedremo che cosa ci dirà. Il Ministero della Giustizia ha più volte detto che quelli non erano documenti coperti da segreto, tant'è che, ripeto, erano a conoscenza di buona parte della stampa che ne scriveva ampiamente da qualche giorno, e quindi io non ho ragione, francamente, di dire che quello che sta sulla stampa non si possa utilizzare anche in Parlamento. Poi vedremo che cosa la Procura dirà. È un metodo di dibattito politico che approva la Io intanto attualmente non faccio parte del dibattito parlamentare, e quindi lei capisce che per me, da esponente del governo, diventa anche un po' curioso mettermi a sindacare quello che i parlamentari possono dire, no? Su questo c'è una differenza. Dopodiché io posso condividere o non condividere i toni, posso condividere o non condividere quando il dibattito si scalda troppo. In questo caso ho detto che cosa ne penso. Penso che non sia intelligente in assoluto per nessuno che le istituzioni si dividano su una materia come questa, perché è un tema e un momento particolarmente delicato, per cui magari io l'avrei fatto con altri toni se fossi stata ancora in Parlamento a fare il segretario di partito, ma da questo a dire che si siano utilizzati documenti che non potevano essere utilizzati, questo è stato smentito, e quindi il tema delle dimissioni è un tema che secondo me non c'è in questa cosa. Poi ci sono le cose più opportune e le cose meno opportune. Guardi, se devo parlare da segretario di partito, vuole che io le ricordi di che cosa sono stata accusata negli ultimi 10 anni dai miei avversari politici? Cioè, e tante volte ho posto il problema, perché c'è quando magari uno si lascia un po' andare, questo sicuramente. Il deputato dell'opposizione ha fatto la richiesta agli atti e non gli sono stati concessi. Guardi, perché a Donzelli sì? Se mi fate una domanda per volta, altrimenti io non è difficile rispondere. No, nel senso, io ho chiesto a tutti di abbassare i toni, e quindi ribadisco questo, vale anche e soprattutto per gli esponenti di Fratelli d'Italia. Sono contenta che si faccia attenzione a questi toni nel dibattito politico, al rispetto degli avversari, perché in altri tempi non ho visto la stessa sensibilità. Presidente Bloomberg, qual è la sua posizione in merito all'offerta di KKR sulla rete di Telecom? Guardi, il dossier è un dossier molto complesso, è un dossier sul quale ovviamente siamo molto attenti, e lei sa che trattandosi di azienda quotata in borsa è bene essere molto
come dire, prudenti, ecco, però è un dossier che stiamo con molta molta attenzione e molta quotidianità seguendo e presto immagino che avremo delle, diciamo, informazioni chiare da dare. Presidente, si parla spesso della sofferenza di Berlusconi, di Forza Italia in generale, è preoccupata da questo punto? No, non sono preoccupata da questo punto di vista, penso che oggettivamente sia normale che anche all'interno delle maggioranze ci siano dei dibattiti, ma io penso, insomma, il ministro Piantedosi mi è testimone. Noi viviamo un clima quotidianamente che è molto diverso anche da quello che, se mi consentite, leggo. Che io con Matteo Piantedosi li dico tutti i giorni, con Carlo Nordio non ne parliamo, gli metto un bavaglio ogni tre giorni quando non tiro fuori la frusta. Con Giorgetti litigo, con Salvini li... Francamente io devo dirvi, non ci crederete, ma non è quello che viviamo noi, insomma, c'è un ottimo clima e penso che, guardi, la misura alla fine della compattezza delle maggioranze nei governi è data dalla velocità con la quale quei governi riescono a operare, no? Quando tu non ce la fai è perché obiettivamente non hai una coesione, quando tu decidi, noi abbiamo fatto una legge di bilancio in 10 giorni, l'abbiamo provata, portata, diciamo, all'approvazione nei tempi previsti e questo vale per tutti i provvedimenti che il governo ha portato avanti, quindi al di là della dialettica o, per carità, insomma, dei dibattiti che sono normali, mi pare che ci sia una forte coesione. Presidente, il sindaco Sala ha lanciato un appello. Posso? Ieri il sindaco Sala ha lanciato un appello sui mancati trasferimenti del governo al comune di Milano e ai comuni in generale. C'è stata qualche rassicurazione da parte sua? Ma guardi, allora, sui mancati trasferimenti ai comuni in generale, il governo ha fatto quello che ovviamente poteva fare in questa situazione, che non è sicuramente una situazione facile, quindi non torno sulle materie della legge di bilancio, ma davvero non avremmo potuto fare di più. Per quello che riguarda la materia specifica di Milano, io e il sindaco ne abbiamo parlato, chiaramente per me il tema del trasporto pubblico locale, che sia Milano o che sia Catania, è un tema importante perché i cittadini devono il più possibile poter usufruire dei servizi delle istituzioni e delle amministrazioni e quindi ho assicurato al sindaco Sala che cercherò di fare il mio meglio per dare una mano. Presidente, al netto della nota di Palazzo Chigi oggi... condannare le violenze espresse dagli anarchici nelle manifestazioni di questi giorni. Non ho capito, mi perdoni se mi puoi... C'è stata, secondo lei, un'unità politica nel condannare le violenze espresse dagli anarchici nelle manifestazioni di questi giorni contro 41 bis e in difesa di Prospero? Beh, sicuramente mi pare che non tutti abbiano la stessa sensibilità, nel senso, io ho visto anche tanti che dicevano... Ho letto addirittura ricostruzioni, francamente, insomma, a mio avviso lunari, no? Che dicono che... di fronte comunque a auto che saltano, dei funzionari dello Stato eccetera, il governo faccia un allarmismo su un pericolo che non esiste per magari giustificare in futuro provvedimenti di restrizione delle libertà. Io non so in quale film di fantascienza alcuni vivano, penso semplicemente che su alcune cose le istituzioni dovrebbero invece compattamente, insomma, dire da che parte si deve stare. E sicuramente su questo ci sono sensibilità diverse, ma questo non cambia la mia sensibilità, la sensibilità del governo, dello Stato su questa materia. Credo che, come ho detto, insomma, uno Stato serio, normale, non debba scendere a patti con chi lo minaccia, e questo vale per tutti, vale per la mafia ieri e vale per gli anarchici oggi, se gli anarchici pensano che facendo saltare le auto di qualcuno lo Stato indietreggerà, non sarebbe un buon segnale. Ma io spero di no, insomma, non credo, spero di no, ovviamente noi stiamo monitorando, facciamo il nostro lavoro, facciamo del nostro meglio per ovviamente prevenire dove possibile i fenomeni, però rispetto, penso che la postura complessiva delle istituzioni, questo possa fare la differenza, no? Che non bisogna fare l'errore di pensare che magari diciamo per fare politica, e ripeto, lo dico a tutti, a 360 gradi si debba utilizzare un tema del genere, perché è molto delicato, ecco, molto delicato. Non voglio fare allarmismo, ovviamente, voglio solo dire è importante che tutti focalizziamo, insomma, no? Da che parte è giusto stare. Presidente, al netto della nota di Palazzo Chigi sulla vicenda a Fazzolari, il caso è chiuso, se di caso si può parlare, oppure c'è qualche coda? Guardi, il caso lì, il caso secondo me è un altro, se posso dire, è che io
ritengo che questa cosa non sia mai esistita. Fazzolari dice che questa cosa non l'ha mai detta e quindi voglio dire, non capisco il senso, cioè si dà una notizia su una cosa che, diciamo poi, sono, no, ognuno dice la sua, però, e quando viene smentita da tutti gli interessati, forse uno ne dovrebbe prendere atto. Invece qui si continua a parlare di cose che potrebbero non essere mai esistite, oppure ci si deve dare l'evidenza del fatto che quelle cose siano esistite, per cui per me il caso non esiste. Poi, per carità, ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro, ma nessuno ha mai pensato neanche lontanamente una cosa come quella che è stata attribuita al sottosegretario Fazzolari. Quindi a me non pare una notizia, sinceramente, da continuare a commentare. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie.